cioè noi siamo anche cittadini italiani. Cioè mi mandano fuori dal campo, è come se mi mandassero fuori da casa mia, perché questo campo qua ci è stato assegnato dal comune e le cose comunque qua stanno andando molto male, perché ci troveremo in questi centri disastrosi, nelle scatole chiuse. Eh sì, il campo di concentramento, io lo chiamo così. Sono dei container piccolissimi, 5 metri per 2 metri e mezzo. E lì dovremmo andare a vivere in 5 persone. Il problema per cui vogliono chiudere il campo di Via Idro perché è a rischio di esondazioni sanitarie, di sicurezza. Ora, quando noi siamo andati al CES di Via Marotta, nel Parco Lambro, abbiamo scoperto che il rischio di esondazioni è nettamente maggiore di questo. I problemi sanitari sono peggiori di questi. La sicurezza, abbiamo parlato con delle persone che abitano là, e sono stati derubati, minacciati con coltelli e cose di questo genere. Per cui, insomma, non capisco perché devono spostarli da una situazione per metterli in una situazione dove si ripetono le stesse ragioni per cui vogliono chiudere il campo. Lo trovo assurdo questo. Praticamente ci offrirebbero delle borse lavoro, che con la borsa lavoro dopo 6 mesi mi ritrovo ancora, cioè, senza lavoro, perché sono sicurissima che come assunzioni non se ne parla. Ci troveremo sotto dei ponti con i nostri figli. E io considero una cosa così, che loro mandandomi fuori di qua è come se mi hanno mandato fuori da una casa popolare. Ma non sono tutti uguali qui nel campo, ci sono delle famiglie che sono già molto ben integrati, anche in uno degli ultimi incontri fatti con l'assessore Granelli, si è presa la briga di andare a prendere i registri scolastici e ha scoperto che queste famiglie qui effettivamente hanno una frequenza addirittura superiore alla media. In particolare auspicheremmo che per queste persone che vivono qui da 26 anni fosse trovata una soluzione stabile e che non corressero il rischio che fra 2 anni si ritrovassero senza più niente, senza quello che hanno costruito durante la loro vita, per strada, senza casa e senza lavoro. Non è una soluzione costringere queste persone a ridiventare nomadi perché non lo sono mai stati nella loro vita. Cioè abbiamo delle strutture qua che per noi sono case, case abitative, cioè verranno distrutte e mi offrirebbero questo centro qua che non è mio. Noi siamo consapevoli che se andiamo in questi centri, cioè poi fra un anno o due ci ritroviamo in mezzo alla strada senza le nostre case che verranno distrutte comunque. Spero che quando vengano non ci siano i bambini a casa, perché vedere distruggere tutte le loro cose.